ragazze, eccomi tornata con un altro video. Quest'oggi parte una nuova collaborazione con una ragazza splendida che io adoro e sto parlando di Eleonora Manni. Tutte le info del caso qui sotto nell'info box, anche se chiaramente la conoscerete ovviamente già tutti. Mega bacione a Ele. E di cosa tratterà la nostra collaborazione? Innanzitutto sarà un video mensile dedicato per l'appunto ai must play, ovvero quei prodotti che non per forza di cose sono i nostri preferiti, ma che abbiamo deciso di utilizzare a rotazione mese per mese, proprio per smaltire piuttosto che per dargli seconde occasioni, o addirittura per non far appunto andare a male. Perché io sono dell'idea che quando si inizia ad avere una discreta quantità di make up sarebbe bene utilizzare quello che si ha, quindi secondo me non c'è modo migliore di ruotarlo e di utilizzarlo appunto mese per mese. Ok, partiamo subito perché i prodotti sono veramente tanti. Allora, come base viso, come fondotinta ne ho utilizzati tre in questo mese. Il primo è il Double Wear di Estée Lauder, che è uno dei miei fondotinta preferiti. Innanzitutto è un long lasting, è veramente ad altissima tenuta, vi dura tutta la giornata, ha una coprenza medio alta. Io addirittura evito anche di utilizzare il correttore quando uso questo fondo, mi piace perché comunque non dà l'aspetto di un mascherone, quindi non è pesante sulla pelle, e lo trovo anche, devo dire, abbastanza idratante. Questo ha un fattore di protezione 10 e il mio in particolare è nella tonalità 02 Paul Almond, mi piace veramente un sacco. A rotazione ho utilizzato anche questo sublimatore di luminosità della linea Capture Total della Dior. Questa è la numerazione numero 01 ed è un rosato come sottotono. Ha un fattore di protezione 20 e mi piace perché è molto leggero, dà veramente tanta luminosità al viso, anche se non copre molto, anzi dà semplicemente un po' un'uniformità al viso senza però veramente andare a dare particolarmente coprenza, insomma, particolare coprenza. Mi piace però perché ha anche una profumazione molto leggera che davvero rimane, persiste sul viso, è la profumazione classica della linea Capture Total della Dior. Ovviamente non ha un prezzo così a buon mercato, e mi sento di consigliarlo solo a chi ha una pelle se non perfetta quasi, cioè comunque una pelle non particolarmente problematica, perché se cercate coprenza non è assolutamente il prodotto che fa per voi. Ed infine il terzo prodotto utilizzato per quanto riguarda la base è stata la Magica BB della Collistar. Allora, questo prodotto secondo me ha una pecca colossale, il fatto che abbia solo due tonalità di colorazione, la medio chiara e la medio scura. Se calcolate che la mia è la medio scura e io sono parecchio chiara di incarnato, di colorito, vi renderete conto che davvero taglia fuori una bella fetta di ragazze, di pelli, insomma, di colorazione di pelli. Io non lo consiglierei appunto a ragazze che non abbiano che abbiano una carnagione decisamente più scura della mia, proprio perché non rientrano nel range di colorazioni. Per quanto riguarda la coprenza, devo dire è comunque media per essere una BB cream. Anche questa ha una profumazione molto leggera che a me non dispiace, ha un fattore di protezione 20 e la trovo però, nota forse un pochino dolente, leggermente unticcia sul viso. Ecco, se poi l'andate a fissare con una buona cipria, ok, l'effetto passa, però se volete utilizzarla così proprio in velocità per non avere troppi grilli per la testa durante la giornata, io non ve la consiglierei troppo, cioè ne ho trovate di migliori in commercio. Ad ogni modo, essendo un 50 ml per 21-22 euro, può valerne la pena. Anche se chiaramente durerà veramente un sacco, perché 50 ml insomma sono duri da far fuori. Poi, parlando di correttori, ne ho utilizzati anche qui tre, in realtà uno solo per coprire i brufoli, e sto parlando del Full Coverage Concealer di Kiko. Questo lo sto utilizzando molto semplicemente perché lo voglio ultimare, visto che è da un bel po' che gira. Mi piace perché dove lo mettete sta, anche questo ovviamente io poi lo vado a fissare con una cipria, e il mio è nella colorazione 01, la più chiara, mi ci trovo bene. Se sicuramente lo troverò in saldo o comunque a un prezzo diciamo ragionevole, lo riacquisterò. Mentre per gli occhiali ne sto utilizzando due, anche qui diciamo a rotazione. Il primo è il 24/7 di Urban Decay, che in realtà a Eleonora non è piaciuto, però devo dire che sul mio tipo di pelle va benone, nel senso che io non ho particolari problemi di occhiaie, quindi mi serve prettamente un correttore illuminante. Questo devo dire che fa il caso mio. Io ho la tonalità più chiara, la Cia praticamente, che è questa qui. Oltretutto il fatto che sia cremoso aiuta tantissimo me, perché è veramente idratante, quindi non mi va a seccare la zona del contorno occhi e non va veramente ad essere troppo secco e quindi a segnarmi le rughette d'espressione. Stessa cosa per quanto riguarda questo qui, che è lo stesso principio, semplicemente un dupe economico, mettiamola così. È della marca SM Makeup e l'ho trovato su una bancarella
al mercato. È questo qui, praticamente è un pochino meno pigmentato come si può vedere, però diciamo che poi il risultato finale, spalmato bene, steso bene, picchettato, è più o meno simile. Quindi io questo lo uso per tutta la settimana, mentre per serate un pochino più importanti eccetera utilizzo il 24/7. Poi, parlando invece di ciprie, ne sto utilizzando prettamente due. Quando voglio un incarnato uniforme, omogeneo e matte, sto usando la Fit Me della Maybelline, questa cipria qui, che è una cipria in polvere compatta, leggermente colorata, ma davvero molto leggermente, quindi va a fissare bene senza appesantire il tutto. Io ho una tonalità intermedia, la 220, che è la Natural Beige, non è né troppo gialla né troppo rosata, e mi piace veramente un sacco. Non fa segnare, diciamo, le pellicine del viso, non mette in risalto appunto la pelle seca, fantastica. E quando invece voglio un incarnato luminoso, diciamo un pochino glow eccetera, quindi quando magari uso questa base qui della Dior, per intenderci, fisso il tutto con le Meteori Pearl di Guerlain, queste qui, che sono fantastiche proprio perché danno tanta tanta luminosità. Le consiglio a tutti i tipi di pelle, anche se chiaramente per una pelle mista grassa probabilmente non da stendere su tutto il viso, ma solo nelle zone, diciamo, da mettere in risalto. Poi, per quanto riguarda base trucco, base per ombretto, ho utilizzato sempre solo lui, l'Urban Decay Primer Potion. Mi piace, questa è la versione classica, anche se noto che l'Urban Decay ha alzato praticamente tantissimo i prezzi, quindi questa cosa non mi fa propriamente impazzire. Come terra, l'unica terra usata anche qui ai fini di smaltirla è questa di Wycon, che essendo 20 grammi è da mo' che gira e da mo' che cerco di ultimarla, ma veramente mancherà ancora un mese buono, abbondante. È la numero 04, mi piace tanto per il contouring, è una polvere molto sottile, si stende, si sfuma facilmente, è ovviamente fredda, ce l'ho anche oggi, ne basta poca, fantastica, davvero non mi dilungo, è fantastica. Come base invece per ombretto ne ho utilizzate in linea di massima sempre due, quando ovviamente volevo diciamo dei trucchi un pochino più naturali ho utilizzato spesso questa qui, la matita numero 2 per occhi della Collister, la matita professionale, che è un bel marrone freddo e che mi piace tanto perché scrive bene anche all'interno dell'occhio, quindi sia su tutto l'occhio sfumata che all'interno dell'occhio, fantastica. E quando invece volevo dei trucchi anche qui un pochino magari più colorati, utilizzavo questo matitone qui della linea Twin Set Eye Mode della Dior, che è invece un bel rosa, un rosa diciamo abbastanza freddo, ve lo faccio vedere, quasi tendente al lilla, anche se non so come poi lo vedrete in cam, totalmente opaco, che si stende e si sfuma facilmente, dura tanto, è simile diciamo ai long lasting della Kiko, ecco, costa un po' di più sicuramente, però mi piace. E devo dire che questo mese sono andata molto di trucchi soft, devo dire come quello di oggi, per cui non ho usato più di tanto con i colori. Infatti gli unici due eyeliner che ho utilizzato sono entrambi neri, e sono questo qui di Shiseido, che è un eyeliner in cialda, in cake, e devo assolutamente finire, sono già a buon punto devo dire, ed è assolutamente uno dei miei eyeliner preferiti perché scrive bene, pigmentatissimo, rimane molto opaco sulla palpebra, al contrario di questo di Collister, che è altrettanto bello, è il numero 18, è invece un pochino più glitterato all'interno dei micro glitter sul argento. Lo trovo molto molto semplice da stendere come stesura perché ha un pennellino davvero molto sottile, di quelli appunto morbidi, e questo mi piace anche perché rimane invece bello lucido sulla palpebra, al contrario di quello della Shiseido. Come blush in crema, l'avete già visto in più e più video, questo qui della Dior, anche perché mi piace molto, e con quello che è costato sinceramente mi scoccerebbe farlo andare a male, quindi lo uso come base per poi applicare al di sopra blush in polvere. Blush della situazione in polvere sono stati questo della Catrice, che è il numero 050 Apricot Smoothie, che è praticamente un rosa con una parte un pochino più corallo e una parte un pochino più aranciata, bello, non scrive troppo devo dire, ma il giusto, perché trovo che i blush troppo pigmentati facciano poi fatica a essere stesi, mentre quelli un pochino più modulabili pian piano insomma si crea quel giusto diciamo tono che si vuole ottenere. E l'altro blush, che invece è molto più pigmentato in realtà, quindi di questo ne basta veramente molto molto poco, è il Koi Girl della MAC, guardate è molto scavato, trovo che sia un rosa malva che sta bene molto alle carnagioni fredde come la mia, di conseguenza insomma anche questo ci piace. E poi di cosa parliamo? Di mascara della situazione sono stati anche qui due non troppo economici devo dire. Uno è l'Hypnose della Lancôme, che ho utilizzato tantissimo proprio perché è di questa colorazione borgogna e si sposa molto bene con gli occhi verdi, sapete che è uno dei miei preferiti sia per scovolino che per pigmentazione che per effetto finale. E l'altro, che è anche questo uno dei miei preferiti, è il Dior, il classico della linea Dior Show, questo nella tonalità marrone. Come vi dicevo appunto, ho fatto molti trucchi ad effetto naturale
e il marrone trovo che effettivamente sia perfetto. Ahimè, è quasi terminato, quindi sicuramente lo vedrete prossimamente anche su un video, cioè in un video dei terminati. Matite per occhi, l'unica in realtà utilizzata, oltre a quella marrone che vi ho mostrato, è la Eye Pigment Pencil, che se n'è andata, eccola qui, di Cargo, che purtroppo non producono più, guardate, ne è rimasta veramente poca, peccato perché scrive molto bene all'interno dell'occhio, è facile da sfumare, dura tutto il giorno, non colla, non sbava, è fantastica. E un'altra matita occhi che ho usato, oltre alla numero 2 di Collistar, è anche la numero 7, che è sempre un marrone, però è leggermente più caldo. Ora non so se lo si possa percepire, ma ha dei piccoli riflessi sul dorato all'interno e mi piace veramente un sacco anche questa, molto morbida, scrive bene e dura tanto. Parlando invece di appunto palettine di ombretti vari, come Mono ho utilizzato molto per appunto andare ad enfatizzare un pochino il diciamo il sopracciglio, sotto al sopracciglio dare quel punto luce, e qui all'interno dell'occhio ho usato molto il Vanilla della MAC, che trovo fantastico. Ho usato molto anche il Go Charlie Brown come marrone, diciamo non troppo caldo, non troppo freddo della Catrice. Questo appunto è il Go Charlie Brown, il numero 080, anche questo lo devo assolutamente ultimare, è ottimo anche per ritoccare le sopracciglia. E sempre come ombretto mono anche lo 02 Black Honey Super Shimmer della Clinique, che tra l'altro si sposa molto bene col mascara della Lancôme. Palettine in sé per sé invece ho usato la Chicago Symphony di Wycon, questa qui è una delle ultime new entry nella mia collezione. Come potete vedere sono già belli scavati tutti e quattro gli ombretti, in particolar modo questo grigio scuro tendente al nero e il primo viola, qui sono i miei preferiti in assoluto. Della Naked Basics ho usato praticamente tutti i colori, anche questa è una palette davvero passepartout che io consiglio a tutte, che davvero viene utilissima soprattutto per i viaggi, molto bella, pigmentata, scrivente, occupa poco spazio, davvero nulla da dire. Ed infine ho usato molto anche, come per esempio per fare questo trucco oggi, questa qui di Helena Rubinstein che si chiama Wanted Eye Palette, è la 08 Sumptuous Beauty ed è composta da questi quattro colori, tutti e quattro shimmer, esatto, leggermente shimmer, però devo dire che mi piace come poi effetto finale sull'occhio. E rossetti della situazione sono stati tanti perché sapete della mia passione sfrenata per i rossetti, ne ho utilizzati 5, tutti e 5 in realtà abbastanza nude. Il primo per nulla low cost, 263 della linea Dior Nude, che è un bellissimo rosa, né troppo freddo né troppo caldo, leggermente pigmentato in realtà, quindi si sposa con tutti i trucchi. Quello che ho oggi che invece è molto più low cost ed è il 09 della linea Atomic Red della Deborah, che mi piace perché è un nude veramente tendente al rosato, che secondo me però rende le labbra molto 3D, essendo un pochino, non dico shimmer, ma un pochino leggermentissimamente satinato, mi piace un sacco, poi è bello morbido. E un altro molto simile come colorazione, che però non dura così tanto e anzi ha come pecca il fatto che quando se ne va resta veramente un pochino così nelle rughette d'espressione, è questo qui che è un nude di Elf, molto carino, proprio della linea nude dei matitoni labbra. E questo aiuto, non riesco a leggere il numero, si chiama Early Nude, non so dirvi altro, non ha numero. E gli ultimi tre rossetti sono il Pink Plaid della MAC, fantastico, un matte ma non troppo duro, in realtà molto più morbido rispetto ad altri matte che posseggo della MAC. Questo è molto più freddo e lo trovo assolutamente adatto a ragazze con sottotono appunto rosato. Il numero 05 della linea Architectural Volume di Astra, che è uno dei miei preferiti, invece è un bellissimo rosa baby, scrive bene, ha una profumazione molto dolcina, mi piace un sacco per il prezzo che ha, assolutamente. Ed infine l'ultimo rossetto è il numero 13 della linea Rouge Volupté di Yves Saint Laurent. Ecco, questo è un bellissimo rosa corallo, molto morbido, però che vi consiglierei di associare a una matita contorno labbra perché altrimenti tende ad andare dove vuole. Infatti, come matita labbra della situazione per quanto riguarda tutti questi nude, ho usato la 12 di Collistar, che mi fa impazzire perché è proprio un rosa baby fantastico. E ultimi due prodottini sono due gloss. In realtà, io non vado pazza per i gloss, però ho cercato anche qui di utilizzarli il più possibile. Il primo è questo qui di Estée Lauder, si chiama Squeeze, il numero 02. È un gloss molto sheer e si applica tramite una pallina in metallo, quindi bella fresca, e oltretutto ha una profumazione, una fragranza sulle labbra molto dolcina e fruttata. E l'altro invece è un gloss di Guerlain, questo è il numero 403, lo trovo molto particolare perché è un borgogna scuro con dei riflessi sul viola, sul marrone, davvero fantastico. Dura a lungo, devo dire, seppur
pur essendo diciamo un gloss, e anche qui il prezzo non è dei migliori, però insomma a me piace molto. E nulla ragazze, questo è tutto, io vi mando un bacione, spero di avervi tenuto compagnia, andate a vedere il video di Ele, iscrivetevi se vi va al mio canale e vi mando un bacione, ciao!